diversi tipi di labbra. Abbiamo, io direi che lei è qui. Buonasera. Benissimo, è un po' lontano, quindi va benissimo la quinta. E le chiedo anche, ed è quella striscia colorata fra la fila 6 e 7, esattamente quella. Mi sa dire di che colore è secondo lei? Ok, e invece quella più in basso, questa qui. Benissimo. Ok, adesso andiamo a fare un test.
sistemiamo anche le sopracciglia.
Allora, sì, ho preso appuntamento per un filler alle labbra. Molto bene. Secondo me le potrà stare particolarmente bene, sa? Quindi accennava la mia segretaria che è la prima volta, giusto? Le posso chiedere se la prima volta in generale con il Botox, con il filler, mi scusi, con il filler o se abbiamo già fatto qualche ritocchino, anzi mi lasci indovinare. Forse un rino filler. Lei ha già in mente un risultato. Andiamo un attimo a guardare i diversi. Posso anche consigliarle un pochino. Allora, essendo la prima volta, non esagererei. Andrei a fare qualcosina di minimo. Minimo.
Allora, con questo range possiamo guardare qualcosa in sconto dell'ultima collezione, che però della penultima collezione, ecco. Ok, benissimo. Ci sono rimasti pochissimi pezzi, come vede, sono lì. Ha un'idea del gusto di questa persona, cosa le servirebbe? Ok, no, borsa troppo grande, non ce l'avevamo neanche. Le faccio vedere quelle tre, facciamo prima, d'accordo? Sono tutte più o meno nel suo budget, sì, ci stiamo. E sono comunque tutte tre molto belle, anche se molto diverse fra loro. Allora, da quale comincio? Cominciamo da questa. Cominciamo da questa. Allora, questa è una borsa da tutti i giorni. È molto capiente. Dopo le faccio vedere all'interno, ma si vedono già i tre scomparti. Quindi è molto capiente e anche abbastanza organizzata. Ha una catenina. La catena oro permette di portarla così sul gomito a braccio o anche magari così sulla spalla, molto carina, molto elegante la catena, o anche proprio a mano in questo modo. No, non è prevista una tracolla, ma può sempre attaccarci la parte, ecco, questo sicuramente, ma questa borsa secondo me è carina. Una tracolla, ma con queste tre opzioni, quindi ha questo colore molto particolare, un beige scuro che si adatta veramente a qualsiasi outfit, quindi è molto comoda, ha un colore molto molto neutro che permette appunto di indossarla con tutto e ha quella dimensione che è un po' adatta sia al giorno sia alla sera, insomma veramente versatilissima, questa è una borsa molto intelligente. All'interno apriamo la cerniera. Si sviluppa in diverse sezioni. Abbiamo qui all'interno una taschina senza cerniera. Il primo scomparto grande ed è com'è spazioso. Se sposto, qui abbiamo il primo, se sposto abbiamo lo scomparto di mezzo, anche questo è estremamente spazioso e anche come vede molto profondo. Spostiamo e abbiamo anche il terzo scomparto. Qui abbiamo un'altra taschina piccolina, molto comoda. È molto semplice appunto da organizzare ed è perfetto un po' per tutte le occasioni. Vi faccio vedere le altre due. Vedere invece una borsa da sera o comunque da uscita. Allora, questa è la tracolla invece, quindi si può portare ed è molto lunga. L'ultima parte va a riprendere invece il tessuto della borsa, si può appunto indossare così o anche proprio a tracolla in questo modo. È molto semplice, molto carina. Qui c'è anche il brand
Questa ovviamente tiene molta meno roba all'interno, ma non è fatta per questo scopo. Andiamo ad aprirla. C'è ancora la carta. All'interno vede, non è profondissima. Una taschina per tenerci magari delle carte, qualcosa, degli scontrini, delle chiavi, perché no? E ha solo appunto lo scomparto principale e una taschina. Ci sta in ogni caso tranquillamente il cellulare, dei contanti, un portafoglio piccolo, le chiavi di casa. Non è una borsa da portarsi a lavoro. Però già c'è da fuori. Ma perché non anche un matrimonio? Si abbina comunque a tutto. E anche il colore è molto neutro, ecco. Non può non piacere. Faccio vedere l'ultima borsa, l'ultima mia proposta. Eccoci qua. Questa sicuramente è quella più particolare. Allora, è abbastanza capiente, perché come vede, comunque, è bella grande. All'esterno può essere portata in due modi. Abbiamo i manici, questo è proprio da tenere a mano. Mi risulta così, di grandezza comunque media. Oppure abbiamo la tracolla, che può essere regolata questa, quindi diventerà più o meno lunga, ecco. Si può portare questa tracolla così, sia un pochino più a spalla, corta, ecco. Molto molto comoda questa cosa. Il colore è questo arancione, un colore molto particolare, molto caldo. Ok, e andiamo ad aprirla. Ah, le faccio solo vedere anche, vabbè, qui c'è la marca scritta, e le faccio vedere questa finta un po' pelle, molto particolare. Dimensioni anche sotto. Ah, sotto è rigida. Si chiude in questo modo con due bottoncini, quindi si apre così e una parte sarà, diciamo, più libera, l'altra invece sarà chiusa dalla zippa. Nella parte libera c'è veramente tantissimo spazio. Piace molto il contrasto fra questo rosso e questo nero interno. È una borsa molto capiente, molto molto adatta anche il giorno. La sedia è un po' grande, però volendo, dipende cosa si fa. E abbiamo invece uno scomparto un po' più piccolo, ma comunque abbastanza grande anche da tenere un portafoglio, degli occhiali, il cellulare, qualcosa di insomma prezioso all'interno, e si può chiudere con la cerniera. Questo è il terzo modello, sicuramente il più particolare. Retro. Esatto, più o meno i prezzi sono quelli. Quale vuole? Ok, non vuole rischiare, prendiamo questa che sicuramente piace. D'accordo. Vedo che quella rossa.
Plus piace molto a lei. Se vuole può tornare, ecco, il prezzo è ottimo, adesso glielo dico, ottimo. Bene, allora adesso la passo alla mia collega che gliela incarta e le fa anche il pacco regalo. Ringrazio lei e volendo l'aspetto anche per la borsa rossa, d'accordo? Ok, arrivederci. Prego, vieni pure, vieni pure. Accomodati. Ti posso offrire un bicchiere d'acqua, un tè, un caffè. Ok. Allora, dimmi. Noi ci siamo viste anche la scorsa settimana, sì. Bene. Ho visto che ti ho lasciato un pochino piena di emozioni, mi è dispiaciuto molto lasciarti così. Sì, ho visto che eri piena comunque di pensieri. Ok, te li ricordi, vuoi parlarne? Durante la settimana sono un po' passati. Ok. Benissimo. E questa lite poi si è risolta. Ok. E questo come ti ha fatto sentire? Posso chiederti una cosa? Quando è successo, no? Era sera, ok? Come hai preso sonno? Hai rimuginato tanto? Hai provato a fare l'esercizio che ci eravamo dette? Esatto. E com'è andata? Ha funzionato? Un pochino. Va bene, dai. Facciamo comunque dei passi avanti. Ok. Mi dispiace molto che tu abbia dovuto provare queste emozioni, però ricordati che è sempre meglio entrare in questa emozione, perché qualunque emozione che proviamo deve essere provata, no? E lasciala andare, passaci attraverso. Sai che te l'ho detto, molti, ad esempio l'ansia, la rabbia, tutte le emozioni fanno così, quindi partono, si alzano più o meno velocemente, stanno e poi si abbassano naturalmente. Molti credono che le emozioni, soprattutto quelle negative, facciano così e basta, e non scendano naturalmente. Invece questo dura al massimo 45 minuti. Non di più, ok? Se ci stiamo, se non cerchiamo di combatterla troppo, d'accordo? Quindi cerchiamo di contenerla, di saperla gestire questa emozione, ma esatto,
Bene, sono molto contenta che comunque abbia funzionato, più o meno abbia cominciato a funzionare. Ti ricordi che all'inizio? Esatto. Quindi mi fa molto molto piacere. Allora, ok, quindi avevamo detto che prima di iniziare volevamo fare una pratica, ok? Per rallentare tutti i pensieri. Quindi adesso ti chiedo di sederti sulle sedie, io ti raggiungo e faremo questa pratica, d'accordo, insieme. Molto bene.